signore e signori, benvenuti alla 15ª edizione di Miss Graticolato Romano 2013. Della sagra di Borgo Ricco, un appuntamento all'insegna della bellezza giunto alla sua 14ª edizione, un concorso rimasto sempre genuino, sempre uguale all'inizio ed è sempre bene ricordare che la prima vincitrice fu Eleonora Pedron, diventata poi Miss Italia. Voi come state? Bene? Siete pronti? Avete l'adrenalina? Ma sul palco, mi sbaglio, c'è qualcuno? C'è qualcuno? Sì, signore e signori, Miss Graticolato Romano 2012, Claudia Pinton. Ciao Claudia, come stai? Tutto bene, benissimo, soprattutto stasera essere qui un'altra volta in questo palco è un'emozione sempre grandissima che il pubblico di Borgo Ricco e che il palco di Borgo Ricco riesce a regalarmi. Il palco di Borgo Ricco ha sempre portato fortuna a parecchie Miss. Sembriamo la giraffa e la formica. Io chiedo sempre ai genitori che lievito usino con le loro figliole, perché anche le miss dietro sono davvero alte, vabbè. Allora Claudia, tu hai mosso i tuoi primi passi ovviamente come miss. Allora, volevo chiederti, il tuo approccio in passerella com'è cambiato dalla prima volta ad oggi? È cambiato notevolmente, perché la prima volta si è sempre molto agitati, c'è sempre quell'emozione che dopo mano a mano che si aumenta il livello di numero di sfilate che si fanno, diminuisce sempre un po', però l'emozione di ritornare in questo palco è sempre notevolmente molto alta. Ultime due domande, a parte sapere cosa farai tu nel futuro, cosa ti piacerebbe fare da grande, ti chiedo, ieri sera so che hai presentato una bellissima serata all'insegna della bellezza maschile ed è stato eletto Mister Estate 2013, quindi dalla passerella a Miss sei passata, dalla passerella a conduttrice. Cosa provi? Innanzitutto vorrei ringraziare notevolmente Enrico Pegoraro che è riuscito a regalarmi questa opportunità che è stata davvero magnifica per me, molto importante per la mia formazione personale. E è riuscito a regalarmi sempre moltissime emozioni e in più l'elezione del Mister e Mister Estate 2013, anche quella devo dire è stata magnifica, c'erano 21 Mister, tutti quanti stupendi, tutti quanti bellissimi, e poi detto da una donna ancora, c'è un giudizio ancora molto importante, tra cui tra questi 21 Mister ha vinto, e vorrei chiamare qui sul palco, Adamo Pasqualona, Mister Estate 2013. In passerella Adamo Pasqualona, Mister Estate 2013. Beh, buonasera.
stasera mi sembra esagerato. Ciao Adamo, è sempre una torre davanti. Complimenti per la tua bellezza. Pulita, bello, veramente bello. La giuria ha scelto giusto. Voi l'avevate visto? C'eravate ieri sera? No. E allora ce lo gustiamo adesso, ce lo viviamo adesso. Adamo, ti chiedo, secondo te, per una miss o per un mister è diverso partecipare a un concorso? Cioè tra le miss secondo te c'è più rivalità, tra i mister c'è più amicizia, è più un gioco, è la stessa cosa? No, secondo me è la stessa cosa. C'è sempre tensione prima. E poi quando sei lì in passerella ovviamente si parte e quindi ci si rilassa. Ti chiedo un'altra cosa, era il tuo primo concorso? No. E i tuoi genitori come hanno accettato questo tuo approccio al mondo della bellezza maschile? Sono contenti. Bene, allora io ti faccio un in bocca al lupo. Credo che tu voglia diventare un modello, non so, certo. Anche attore. Allora, un in bocca al lupo. Io spero un giorno magari di vedere in qualche film il tuo nome. Signore e signori, sulle note del vostro applauso, passerella per Claudia e Adamo. Mister Piccolato Romano 2012 e Mister Estate 2013. La corona te la lascio ancora perché per un altro posto hai la miss in carica. Grazie ancora, un in bocca al lupo. E noi continuiamo per addentrarci a questa serata di grande spettacolo, ovviamente all'insegna della bellezza, come dicevo all'inizio, 14esima edizione. Come ogni anno e come ben sapete, Miss Graticolato Romano è ospitata in questo piazzale, che è il piazzale del comune di Borgo Rico, che viene messo a disposizione gentilmente dall'amministrazione comunale. L'amministrazione che ovviamente crede nella professionalità di Enrico Pegoraro come la Proloco e che di anno in anno si è consolidata questa amicizia e questa riconoscenza reciproca, no? Tra amministrazione Enrico e tra Enrico e la Proloco. Quindi il primo grandissimo applauso va all'amministrazione comunale di Borgo Rico e alla Proloco. E poi ovviamente avrò il piacere di avere sul palco qualche rappresentante dell'amministrazione, nonché, credo, il presidente della Proloco di Borgo Rico, il signor Alessandro Perin, che devo dire, domenica, ha saputo organizzare, ovviamente assieme a tutto il suo staff, a tutto il suo gruppo, una fiera davvero, davvero perfetta. Era bellissima. E se non l'avete vista, vi assicuro che vi siete persi un bello spettacolo. Bene, noi ci addentriamo nel mondo della bellezza, ma prima, se adesso avete visto il maschio e la femmina, io questa sera ho preteso e voluto un balletto. Signore e signori, Fabio! Buonasera Fabio! Ho scelto bene, vero? Certo! Allora Fabio sarà il mio balletto per questa serata, mi ha portato la cartellina dove ho tutta la mia documentazione e in occasione di questa serata Fabio indossa un capo davvero unico, perché è un capo creato da Carrieri Alta Sartoria maschile di San Giorgio delle Pertiche. È un abito fatto a mano e su misura, si vede. Fabio, io direi che il pubblico possa ammirarti più da vicino e allora a me la mia cartellina e a te passerella per Fabio. Ti ringrazio Fabio per la tua presenza e ovviamente per il tuo prezioso aiuto. Grazie! Ed ora prima di proseguire, come dicevo all'inizio, Miss Graticolato Romano è giunta alla sua 14esima edizione. È sempre stato un concorso genuino, originale, che non ha mai sposato altri concorsi ed è rimasto tale fino ad oggi perché questa è sempre stata la pretesa di Enrico Pegoraro, un grande professionista che ha fatto dell'organizzazione degli eventi il suo lavoro per creare sempre spettacoli e show ad hoc. Signore e signori, il direttore artistico di Miss Graticolato Romano, nonché il patron, è Enrico Pegoraro. Buonasera, buonasera Borgo Rico, buonasera Fabiola e benvenuti qui in questo bellissimo piazzale, il piazzale del Colonnato, io lo chiamo così. Qui proprio a Borgo Rico. Cara Fabiola, quest'anno abbiamo fatto la doppietta
ieri sera Mister e questa sera Miss. Sei pronta per eleggere anche quest'anno la 15ª Miss Graticolato Romano? Certo che sono pronta. Sì, ma per eleggere la nostra Miss Graticolato Romano noi abbiamo avuto bisogno di molti sponsor, perché certo, per realizzare tutto questo ben di Dio, naturalmente grazie all'aiuto degli sponsor che ci hanno sostenuto. Quindi iniziamo a ringraziare, naturalmente do il benvenuto ai signori giurati, buonasera e benvenuti, grazie della vostra presenza. Iniziamo a ringraziare la Proloco di Borgo Ricco e il suo presidente Alessandro Perin. Io dico sempre che gli sponsor sono la ninfa di queste serate, senza i quali vi assicuro difficilmente si può creare un grande spettacolo. E quindi un grazie, già ringraziata all'inizio, è l'amministrazione comunale di Borgo Ricco. Grazie anche all'amministrazione comunale di Borgo Ricco. Continuiamo con Outdoor Solution, arredo giardino a Mira Venezia. Tutte le lampade che vedete qui sul palco sono state gentilmente offerte da loro. E poi continuiamo con questo sponsor, sono molto onorata di annunciarlo io perché è uno sponsor storico, ovvero è presente dalla prima edizione di Miss Graticolato Romano, allestito il palco, omaggerà le nostre Miss. Signore e signori, un grazie alla Fioreria Denis, che si trova in via l'Europa a Borgo Ricco. Continuiamo con Dalceo Parrucchieri e More di Massimo Rizzo, che si trova a Santa Eufemia di Borgo Ricco, che naturalmente ha avuto l'arduo compito di pettinare tutte le nostre Miss. Valorizzato però, nella loro bellezza. Sicuramente, però non era da solo a pettinare. Certo, ad aiutarlo Davide Ferro per Studio Shine by Davide Ferro, che si trova a Carturo e che ha curato anche il mio look. La gelateria Gelatop di Borgo Ricco, che si trova in Viale Europa, fronte Centro Civico. Gelateria artigianale di alta qualità. Poi ancora abbiamo Carrieri, alta sartoria maschile, che si trova a San Giorgio delle Pertiche e che avete potuto già vedere un po' così annusare dall'abito indossato da Fabio. Momenti moda e intimo mare. Scusate, ho presentato due serate, ho fatto una piccola gaffa. Momenti moda mare e intimo, delle migliori marche, che si trova in Piazza Vittoria a Campo San Piero. Tra poco naturalmente vedremo una sfilata dedicata naturalmente alla moda mare che la nostra Anna ci ha dedicato qui in questo bellissimo palco. E che io voglio ringraziare personalmente, perché gli abiti che indosserò questa sera sono gli abiti del negozio Momenti Moda Mare Intimo. A posto. Ah no, tocca sempre a te. L'Esami, abbigliamento donna, taglie conformate dalla 42 alla 58. Naturalmente l'Esami si trova in Viale Europa a Borgo Ricco. Tiziana e Angela naturalmente vi aspettano ogni giorno a provare i loro vestiti. Continuiamo con Rete Casa, la filiale di Borgo Ricco, che è un'agenzia appunto immobiliare che si trova in Via Roma. Di sicuro conoscerete il centro commerciale Le Centurie a San Giorgio delle Pertiche. Un omaggio sarà dato alle nostre prime tre classificate dalle cose di Elena, oggettistica d'immagine. E chissà che non ci sia qualcosa anche per la presentatrice, visto che è sempre esclusa. Se ti comporti bene, se vedrà, okay, se vediamo insomma che sei all'altezza, ci sarà un regalo anche per te. Ok, e poi infine, anche questo uno sponsor che ormai ci segue da parecchi anni, è la valigeria Roncato, che omaggerà le Miss Fasciate. Sì, noi le Miss le mandiamo sempre in viaggio. È da, loro. Da tanti anni che abbiamo la valigeria Roncato come main sponsor appunto di Miss Graticolato. Io direi di fare un grandissimo applauso a tutti gli sponsor. Prendo un attimo la parola, ringrazio anche Luigi Pietro Scantamburlo per le foto e Massimo Tognato per le riprese video della serata. Grazie ragazzi, grazie della vostra presenza, perché naturalmente poi il tutto verrà documentato da domani in internet. Bene Enrico, io direi di addentrarci veramente nel mondo della bellezza. Io ti auguro una buona conduzione e grazie, una buona serata. Grazie, tanto noi ci vediamo dopo. Grazie mille a tutti, grazie, e buona Enrico. Serata. Ebbene, è giunto il momento di addentrarci nel mondo della bellezza, perché la piazza del comune di Borgo Ricco si trasforma nel tempio della bellezza per ospitare le muse,
le muse che si contendono la corona di Miss Graticolato Romano 2013. Signore e signori, iniziamo dalla numero 1. Lei è Bakin Melissa. Melissa ha 16 anni, abita a Tombolo ed è una studentessa con il sogno di laurearsi in neuroscienze ed ha del segno zodiacale dell'acquario. In passerella Bakin Melissa. Ovviamente la giuria deve votare le nostre miss, da prima in costume scelto da loro e poi in abito elegante. La votazione va da 1 a 5. E sicuramente pronta a sfilare davanti alla giuria è l'aspirante miss numero 2, Sebastiani Giada. Da 23 anni è una commessa con il sogno di diventare ittologa, segno zodiacale Sagittario. Giada Sebastiani con il numero 2. Io vedo la giuria intenta a scrutare le miss o i costumi. Le miss, vero? Mi raccomando, la votazione da 1 a 5. Sempre che il vostro applauso può catturare l'attenzione della giuria, quindi la vostra miss preferita potrebbe anche essere votata. Con il numero 3, lei è Cozza Marta. Colore corallo, salmone per la nostra Marta, che è giovanissima, ha 15 anni. È una studentessa liceo linguistico che ambisce ad entrare nel mondo della moda. Marta è del segno zodiacale dei pesci. Applauso per Marta Cozza, la miss numero 3. Lei indossa il numero 4. Ecco che è pronta a sfilare Buccelli, Margherita. Margherita ha 19 anni e viene da Galliera Veneta. Sapete qual è la professione di Margherita? Allenatrice di wrestling. La sua aspirazione però è diventare attrice, magari in qualche film d'azione. E il suo segno zodiacale è l'Ariete. Margherita Buccelli con il numero 4. Con il numero 5 presento alla giuria e al pubblico di Miss Graticolato Romano 2013 Fattoruso Roberta. Costume argento per Roberta, che ha 20 anni e abita a Sant'Eufemia. Anche lei è allenatrice di wrestling. Anche lei ambisce a diventare attrice ed ha del segno zodiacale del Capricorno. Ma si mettono i suoi panni, quelli in cetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Posso la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità. Ancora una passerella per Roberta Fattoruso, l'aspirante miss numero 5. Lasci che le spieghi in due parole come è facile sentire gli echi bassi di morali, di comportamenti frivoli e meschini, poi ricerchi un minimo abito da donna, la
vergogna che ne... E continuiamo sempre con questo quadro dedicato al costume con la lista numero 6. Denisa Rogu. Denisa ha 18 anni ed è una studentessa con il sogno di avere una bella famiglia. Denisa del segno zodiacale dell'Ariete. Rogu Denisa con il numero 6. Io ne approfitto anche per salutare Dino Giuliani, il fotografo delle Miss. Dalla grazia della vostra santa vergine. Ed ora andiamo a conoscere la numero 7. Agusson Silvia. Silvia ha 17 anni, abita a Campo San Piero. È una studentessa che coltiva il sogno di diventare un medico ed è del segno zodiacale della Bilancia. La passerella è per Silvia Agusson. Con il numero 8, lei è Nicole Becco. Anche Nicole è giovanissima, 16 anni, abita a San Giorgio delle Pertiche. È una studentessa che coltiva il sogno anche lei di laurearsi in medicina e diventare medico. Ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Becco Nicole con il numero 8. In tutti i poveretti che hanno perso. Questa è una telecamerina. Con la bellezza, con l'aspirante Miss numero 9. Vi presento Martina Carignato. Martina abita a Pintarolo, ha 16 anni ed è una studentessa. Lei vorrebbe entrare nel mondo della moda e affermarsi come modella professionista ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Martina Carignato con il numero 9. Bellezza indossa il numero 10. Vi presento Marta Calore. Marta abita a Padova, è una studentessa che vorrebbe diventare veterinaria e fotomodella nel tempo libero. Marta del segno zodiacale del Leone. Marta Calore con il numero 10. E Marta lascia palco e passerella alla Miss numero 11, Beatrice Fussanic. Beatrice ha 20 anni, abita a Masera di Padova. Di professione fa l'hostess per fiere, ma vorrebbe anche lei affermarsi nel mondo della moda come fotomodella. Beatrice del segno zodiacale dei pesci.
Beatrice Bussanic con il numero 11. Tanti auguri ma non ti conosco. E continuiamo con il numero 12. Lei è Calzavara Enrica. Enrica ha 17 anni, abita a Campodassego. È una studentessa che ambisce a conoscere più cose possibili. Enrica del segno zodiacale del Sagittario. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Che confusione. Ancora una volta in passerella Enrica Calzavara con il numero 12. Sono in stato confusionale come uno sciocco. Dopo sei shot non fare quell'ultra molleggiato, perché è un paio di shots. Non sputo nel piatto in cui mangio, ogni rima è un calcio di box. Chiuditi in box. Lei indossa il numero 13. Signore e signori, Fiorini Giorgia. Confusione intorno a me, è quasi come dopo. Costume bianco per Giorgia, 17 anni, di Cadoneghe. Lei è una studentessa che ambisce a diventare un avvocato, ma non disdice il mondo della moda. Giorgia del segno zodiacale della Vergine. Giorgia Fiorini con il numero 13. Speravi non me ne accorgessi, oh, prima ne si è lasciato nel gioco del rap. Grande debutto, Moreno alla Ralph, spacca tutto. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Che confusione. Ed ora andiamo a conoscere la aspirante Miss numero 14, Elisa Fantinato. Viene da chiedermi noi chi siamo, i politici vanno con Eva, ma adesso Eva c'è. Anche Elisa ha 16 anni e abita a Campo San Piero. Cosa vorrebbe fare da grande? È semplice, diventare qualcuno di importante. Non si disinnesca l'ultimo secondo. Elisa Fantinato con il numero 14. Sono quasi la bomba esplosa. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba. Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una. E continuiamo sempre con la bellezza, con la numero 15. Check-in Erika. Erika, 23 anni. Cosa vorrebbe fare da grande? Girare il mondo. Ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Erika check-in con il numero 15. Ancora una passerella per Erika che indossa il numero 15. E andiamo a riempire questo tempio della bellezza con la numero 16, Francesca Vedovato. Giovanissima Francesca, anche lei 17 anni, abita a Borgo Ricco. È una studentessa che ambisce a lavorare nel campo dell'arte ed è del segno zodiacale del Leone. Francesca Vedovato con il numero 16. To the sea I will be, be with
E ancora continuiamo con l'aspirante Miss numero 17. Elbrinis Alam, 17 anni, anche lei abita a Borgo Rico. È una studentessa, ma da grande vorrebbe organizzare eventi di moda. Ecco Enrico, che potresti aver trovato una tua collaboratrice. Non mi ha sentita. Ed ha del segno zodiacale del leone. Alam Elbrinis con il numero 17. Enrico ha detto che questa Miss da grande vuole organizzare eventi di moda, allora magari un domani può diventare una tua collaboratrice. E continuiamo con la numero 18. Nicola Zungla. Nicola, 30 anni, abita a Padova, di professione fa l'indossatrice, ma vorrebbe affermarsi nel mondo della moda come modella professionista ed ha del segno zodiacale del Sagittario. Nicola Zungla con il numero 18. L'ultima Miss, ma solo per ordine cronologico, della numero 19, Sara Cappellaro. Sara, 25 anni, abita a Noale. Come lavoro fa l'impiegata, la barista e l'hostess. Qual è la sua aspirazione? Crescere al meglio suo figlio Gabriel. Complimenti Sara, la nostra Miss Mamma, ed ha del segno zodiacale del Cancro. Sara Cappellaro con il numero 19. Ed eccole tutte schierate le nostre Miss a contendersi la corona di Miss Graticolato Romano 2013. Giuria, ormai le nostre Miss stanno per svanire con il costume, quindi se dovete fare qualche ritocchino di voto, vi ricordo sempre da 1 a 5 e scegliete la migliore, colei che veramente merita di indossare la corona di Miss Graticolato Romano. Io direi così, per toglierci qualsiasi dubbio, le congediamo e le rivediamo dalla numero 1, Melissa Bacchin. La numero 2, Giada Sebastiani. Con il numero 3, Marta Cozza. Con il numero 4, Margherita Buccelli. Fattoruso. La numero 6 è Denisa Rogu. La
è Silvia Aguzzon. Con il numero 8, Nicole Betto. Con il numero 9, Martina Carignato. Con il numero 10, Marta Calore. Con il numero 11, Beatrice Bussanic. Enrica Calzavara. Con il numero 13, Giorgia Fiorini. Elisa Fantinato. Con il numero 15, Erika Cecchini. Francesca Vedovato. Con il numero 17, Elbrini Salam. Con il numero 18, Zungla Nicole. E con il numero 19, Sara Cappellaro. Per le 19 bellezze aspiranti al titolo di Miss Praticolato Romano 2013, giurati, avete votato bene? Io sono certa che voi avete guardato negli occhi le nostre Miss, vero? Sento qua, sono d'accordo con voi, anche perché ogni anno ricordo che il signor Giuseppe Canin deve creare il villaggio delle Miss a Borgoricco. Hanno soppresso Miss Italia, infatti. E la facciamo qua. Ma io manterrei sempre Miss Graticolato e Miss Italia, ok. Non so se Enrico è d'accordo, infatti, chi potrei chiamare in questo momento? Enrico Pegoraro! Enrico, le nostre Miss sono rientrate. Direi proprio di sì. Il tempio si è svuotato, ma... è stato bel vedere, immagino, anche per il nostro pubblico qui presente a Borgoricco in questa calda serata d'estate. Cara Fabiola, mentre le nostre Miss si preparano per la seconda uscita, noi creiamo un momento artistico. Certo. Un momento con il nostro Alberto Sticca.
e Alberto Stecca. Grazie Alberto, grazie. L'applauso sicuramente sarà molto più fragoroso alla fine, dopo aver sentito cantare il nostro Alberto Stecca, che se non ricordo male oggi compie gli anni. Esatto. E quale miglior compleanno farlo qui sul palco di Miss Creticolato Romano 2013. Giusto. Caro Alberto,